Oh, mi stavo perdendo a guardare un po' di sciocchezze su internet e non ho visto che era scaduta il conto alla rovescia della live. No, non parte in automatico, devo metterla io. Mi sentite bene, spero, anche se sono un po' distante dal microfono perché oggi sono in modalità relax. Sono andato a correre questa mattina 17 km e sono veramente stanco e vedo l'ora di andare a dormire già. Ciao Mirko, ciao Valeria. Ciao Lori, ciao Carlo, Giantemachi, Rospad, benvenuti a tutti. Francesco, puoi attivare la risoluzione più bassa per chi ha la moglie che guarda cose inutili su YouTube? Ma poi dovresti poter impostarla, qua sotto con la rotellina, cambiare risoluzione. Io penso che tu possa cambiare risoluzione e metterla più bassa. Cioè, dovrebbe essere una cosa in automatico che fa Twitch. Buonasera, grazie mille Alberto per l'iscrizione con Amazon Prime, grazie mille, molto apprezzata. Ricordo a tutti, sfrutto l'occasione per ricordare che se avete già Amazon Prime di vostro potete abbonarvi gratuitamente, non vi costa nulla, c'è il bottone viola qua sotto e mi arrivano un paio di euro e 50 e quindi mi aiuta ad andare avanti. Da solo 7,20 dell'anto, non lo so, strano però. Più tardi do un'occhiata a vedere come si fa, va bene? La prossima volta sarà ok sicuramente. Giantemachi, ciao ciao, stasera si parla di fate, elfi e draghi. Iniziamo proprio da quello, iniziamo con draghi perché è importante capire due o tre cosette. Avete visto, ho fatto quel video dove che insomma è stato visto parecchie volte, soprattutto su Facebook. Mi pare 170.000 volte su Facebook ha fatto come numero di visualizzazioni, quindi mi sembra che insomma fosse un tema interessante, importante da trattare. Ciao il Pez, ciao Mirko. Ah, ho già salutato te Mirko. Alchimiki, benvenuto. Ok, allora questa sera iniziamo, facciamo cosa conta per chi non lo sapesse, che sono le notizie importanti della settimana, quelle che contano per la nostra libertà, al di fuori di tutto il marasma di notizie che. E cerchiamo anche di fare un po' di ordine per capire esattamente quello che sta succedendo. E non possiamo non partire dal fatto che sia arrivato Draghi, avete visto, ne ha parlato. Grazie mille Frank, tu per l'iscrizione, grazie mille. Non possiamo non parlare di Draghi, di quello che sta capitando. Avete visto, non è detto, ancora il governo non è certo che si farà con Draghi, però sembra che le forze politiche si stiano schierando. Naturalmente Renzi non vedeva l'ora di questa cosa perché è riuscito a scardinare Conte, quindi è lì che si gongola. E in più adesso pure. Avete visto, ha addirittura rincarato la dose, ha detto che si facciano avanti adesso i responsabili, utilizzando lo stesso termine di Conte per far passare che Conte fosse irresponsabile, i responsabili che andranno con Draghi, e quindi proprio veramente un arrivismo, un egocentrismo incredibile, pazzesco. E la Lega invece vuole andare alle elezioni perché sa benissimo che Lega e Meloni, se andassero alle elezioni, vincerebbero e quindi loro spingono perché vogliono le elezioni come strada maestra, ma sanno benissimo che non ce la faranno. Renzi è rientrato naturalmente dalla porticina, dal retro, grazie a questa sua mossa e all'arrivo di Draghi, e Conte oggi ha parlato di prediligere un governo politico, quindi naturalmente sembra non essere completamente d'accordo, anche se comunque ha aperto a Draghi. Questo è un po' lo scenario. Lo scenario è che insomma ci sono tantissime notizie che ne parlano questa settimana, questa è quella appunto che riguardava l'incarico proprio dato direttamente da Mattarella a Draghi, che è di un paio di giorni fa, anzi di ieri in realtà. E ce ne sono tantissime, sapete, tutti i giornali, tutti i telegiornali, ma anche tutte le agenzie non fanno altro che titolare. Adesso per la prossima, da qui ai prossimi 3-4 giorni non sentiremo che parlare di questo. Quello che però è più interessante, secondo me, da analizzare è questa faccenda qua, cioè il fatto che è bastato, e questo è molto sintomatico della nostra Italia, e la dice molto lunga su come siamo visti da fuori e su come invece ce la raccontano da dentro. E secondo me è molto molto interessante da analizzare.
Ah, e ho aperto Discord, ragazzi. Se volete intervenire, chiacchierare, punto esclamativo Discord, scrivete qui in chat, proprio lo scrivete, punto esclamativo Discord, vi esce il link per collegarvi a Discord, ci cliccate e se parlate, parlate direttamente in live, quindi intervenite dicendo buonasera, vorrei dire questo, ok? Sull'argomento che stiamo trattando in quel particolare momento. Poi se nel frattempo volete commentare, io vi leggo i commenti come al solito e quindi poi cerchiamo di interagire. E benissimo, dicevo ragazzi, molto interessante è questo, il fatto che lo spread, per il solo fatto che sia stato nominato, cioè non abbiamo nemmeno la certezza che ci sarà un governo Draghi, anche se è abbastanza probabile, ma non c'è nessuna certezza, non c'è ancora questo governo formato, per il solo fatto che sia stato nominato Draghi, lo spread scende e tocca quota 100. Cosa vuol dire questa cosa? Cerchiamo di spiegarla in maniera semplice per chi non mastica di economia, chi non mastica di questo, come funzionano queste cose. Allora, cos'è lo spread? Lo spread è la differenza di valore, diciamola così, che c'è tra i titoli di Stato di un paese, in questo caso l'Italia, e quelli tedeschi. Perché quelli tedeschi? Perché la Germania è considerata in Europa lo Stato più solido in assoluto, quello più sicuro, quello più forte. Più uno Stato è forte, più il rendimento dei suoi titoli di Stato è basso, perché ovviamente chi investe in quello Stato ha una garanzia altissima di avere indietro quei soldi e quindi gli interessi che ti danno su quei soldi sono bassissimi, perché il rischio è bassissimo. Solita regola dei mercati finanziari per cui scusate, l'investimento è sicuro, il rendimento è basso, se l'investimento invece è a rischio, l'investimento l'investimento a rischio, il ritorno è alto. Ecco perché, ad esempio, i titoli di Stato del Venezuela fino a qualche mese fa ti davano il 16% o il 13%, perché il Venezuela era uno Stato, è ancora tutt'oggi uno Stato a forte rischio di guerra civile, di problemi politici, eccetera, e quindi se tu investi in quello Stato ti assumi un grande rischio e quindi lo Stato ti dà indietro tanti tanti soldi. Cosa vuol dire quindi quando scende lo spread, cioè la differenza tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, in questo caso, perché parliamo di Italia, parliamo del nostro spread. Spread vuol dire differenza, in inglese non è che sia tanto complicato come termine. Vuol dire che l'Italia ha guadagnato punti, vuol dire che l'Italia è considerata un po' più solida di prima, un po' più sicura di prima. Cioè, questo la dice davvero lunga di quanto i nostri politici, la nostra politica, venga vista come un branco di incapaci a livello degli investitori, extra italiani, no? In particolare, perché sono sempre investitori extra italiani che mettono i soldi in Italia comprando i titoli di Stato, soprattutto ci sono anche cittadini italiani, ci sono anche aziende italiane che lo fanno, investitori italiani, ma tantissimi anche che lo fanno dalle restanti parti del mondo, no? Quindi se credono che l'Italia sia un posto sicuro, ci buttano dentro i loro soldi perché credono che probabilmente uno, l'Italia sarà un paese un po' più sicuro perché è arrivato Draghi, e due, che poi dopo ci sarà quindi crescita e quindi poi i titoli li potranno rivendere ad un valore più alto e guadagnarci. Non è solo una questione di portarlo a termine, ok? Ciao, ciao Mau, benvenuto. Quindi è incredibile, no? Pensare che basta che arrivi Draghi, che sapete è ex presidente della Banca Centrale Europea. Vi ricordo che nei governi tecnici passati, l'abbiamo visto in quel video che ho pubblicato, se ve lo siete perso andate a recuperarlo su YouTube, abbiamo quasi sempre avuto presidenti di Banca Italia, della Banca d'Italia, poi di Banca Italia, e adesso che arrivasse Draghi era stato detto da tutte le testate giornalistiche già nel 2017, se ne parlava già, quando c'erano delle incertezze sul futuro, prima che arrivassero 5 Stelle, eccetera, si parlava già di governo tecnico e già tutti avevano fatto il nome di Draghi perché era praticamente certo che non avendo più noi, come dire, una vera e propria banca interna che stampa moneta, sarebbe arrivato l'ennesimo presidente di banca, e quindi era ovvio che sarebbe arrivato che Draghi, tutti quanti lo sapevano, tutti quanti lo dicevano. E
Ed ecco che basta questo, no? Quindi pensate che sfiducia incredibile che c'è, che come siamo visti a livello politico anche dalle restanti parti del mondo, no? Dalle restanti nazioni europee, ma anche da fuori dall'Europa. Cioè, la nostra politica è considerata un teatrino, un teatrino ridicolo, dove vengono prese delle scelte molte volte populiste, il reddito di cittadinanza, 80 euro di Renzi, queste cose qua che non sono misure strutturali che servono all'economia solo a lunga distanza. Sì, se tutto andasse bene, se tutto funzionasse in un mondo perfetto, potrebbero anche funzionare, ma sono dei contentini che si danno alla gente per prendere voti questi, no? Pensate quanto ci vedono come degli stupidi, come un popolino che si fa governare dagli incapaci, sostanzialmente. Tanto che basta che arrivi Draghi a prendere le redini, che non si sa nemmeno quello che farà, non si sa niente, ma solo come figura, essendo più considerata più seria di tutti i nostri politici, lo spread diminuisce perché l'Italia viene vista più forte. Ecco, questo era interessante, no? Ciao, ciao Vicky, Viking, Fab, ciao a tutti. Ok, questo era interessante, più interessante ancora di andare a capire un po' quello che si formerà a livello di governo. Era interessante capire che siamo davvero in un paese considerato. Ciao Ryan, benvenuto. Eptano, benvenuto, buonasera. Se volete intervenire, lo dico per i nuovi, lo scrivo direttamente io in chat, punto esclamativo Discord, e potete dire la vostra su queste. Vi deve appare questo messaggio che avete appena visto. Ci cliccate da PC, siete catapultati in live, da smartphone vi serve l'app. Però potete parlare, non mi si vede, potete parlare e basta. Ok? Io vi sento un blu blu. Quando entrate in chat, controllo chi c'è e potete chiacchierare sulle notizie e commentare anche voi con me le notizie se volete, se ve la sentite. Se non ve la sentite, va benissimo lo stesso. Andiamo avanti. Questa settimana abbiamo parlato anche della magica lotteria degli scontrini. Io ho fatto quel video dove ho cercato un po' di smascherare la questione e cercare di comprendere qual è veramente il succo della questione, no? Pochissimi soldi, possibilità di vincita bassissima e uno strumento di controllo in fondo. L'abbiamo visto, c'è scritto proprio qua. Se noi andiamo, beh, insomma, abbiamo visto il video già, se l'avete visto, ma se andiamo direttamente a Partecipa Ora, andate a leggervi qui andate a spulciarvi questo termine che vanno in qualche modo accettati nel momento in cui si dice qua il tuo codice fiscale, c'è scritto che i dati possono essere inviati all'autorità giudiziaria, eccetera, in caso la legge lo preveda. La legge può essere anche un contenzioso che hai col fisco, quindi non è vero che questi dati non possono essere usati per controllarci, nel momento in cui ci fosse il bisogno potrebbero essere utilizzati. E quindi, come sta andando la lotteria degli scontrini? Molto male, perché ci sono pochissime persone, in Italia pochissimi esercenti che hanno il ricevitore di cassa, come si chiama, no? Quello per rilasciare gli scontrini, che è adeguato a poter prendere il codice e quindi poi generare dei biglietti, cioè degli scontrini che diventano biglietti, e in più c'è questa cosa che le persone possono segnalare, quegli esercenti che non hanno il registratore di cassa aggiornato, e questo può indurre la Guardia di Finanza a fare un controllo. Quindi, questo per riassumervi, questa settimana è partita la lotteria degli scontrini. Se volete giocarci, potete giocarci tranquillamente. La probabilità di vittoria è in generale intorno allo 0,000 qualcosa, quindi praticamente zero, un pelo più di zero, ma praticamente zero. Si può vincere, non è impossibile vincere, però sapete anche che poi ci sono state regalando ulteriori dati al Grande Fratello Fiscale. Benissimo. Ok, quindi questo più che altro un recap. C'è un video sul mio canale YouTube Smettere di lavorare, per chi è nuovo, per chi non mi conosce, dove ho parlato della lotteria degli scontrini, dove spiego molto bene questo meccanismo e del perché bisogna stare attenti. Ryan dice: il cashback ha un minimo di senso perché comunque i 6 mesi 1.500 euro si spendono, massimo 150 euro, certo. Però la lotteria è più facile comporre numeri a caso e partire.
e parlare con Biden piuttosto che vincere l'Hotel degli scontrini, verissimo. Eppure all'estero ha avuto successo, Portogallo, Slovacchia, il cashback lo capisco un po' di più, la lotteria no. La lotteria è un modo di sfruttare la ludopatia degli italiani che spendono milioni, anzi qualche miliardo di euro l'anno Purché sei praticamente ottimista, stasera hai pagato le tasse oggi, ma io le pago sempre le tasse. Io non è che non pago le tasse, sono obbligato a pagare le tasse. Io sono proprio uno di quelli che non potrebbe nemmeno, se volesse, non pagare le tasse. Alchimiki, scusa Francesco, tu hai praticamente dichiarato pubblicamente su YouTube tutti i tuoi possedimenti. Qual è il problema se vengono fatti i controlli a chi non dichiara? No, io, cioè, niente, no, niente, cioè, nel senso, non. Se sei una persona pulita come me, che non hai niente da nascondere, puoi, uno, permetterti di raccontare queste cose, perché non temi nessuno che ti venga a fare un video che fa 1 milione di views, anche se ti vengono a fare un controllo, non c'è nessun problema, ovviamente. Il problema è che in Italia se ci sono 190 miliardi, scusate, di euro di evasione l'anno, vuol dire che gli italiani non sono puliti in generale. E quindi fare un video dove io spiego, cari italiani che non siete puliti, che se questi strumenti di controllo vi vengono a prendere, ok, è fare informazione dal mio punto di vista. E quindi è giusto saperlo, no? Queste cose qua, è per questo. I controlli, i problemi che vengono fatti. A chi no, i controlli, cioè i problemi che una persona può in cui una persona può incorrere se non dichiara tutto quello che guadagna e quindi non paga tutte le tasse, sono una multa. È una multa molto elevata. Non solo quando la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate in generale, ti fa un controllo, ti manda un controllo, cosa succede? Succede che loro ti contestano una certa cifra in base a diverse cose. Tu non solo ci devi pagare tutte le tasse che non hai pagato e possono andare indietro fino a 5 anni, anche 10 anni se sei una società, ma in più su quello che non hai pagato ci paghi una multa che anche tipo può arrivare anche a essere il 500%, no? Di quello che non hai pagato. Quindi ti danno una pelata incredibile, quindi bisogna essere onesti, bisogna pagare le tasse, ok? Non si, do, che dopo ci sia un sacco di gente che non le paga, perché se ti fai pagare in contanti, perché sai, non so, spara una cosa a caso, un meccanico che fa dei lavoretti qua e là, e ti pagano in contanti 100 euro, 50 euro, e tu quei soldi non c'è modo di vedere che, e quindi evadi, cioè è solo perché il sistema non è in grado di beccarti, ma non è uno, non è una cosa giusta da fare, in generale non è giusto da farlo. E due, in particolare, se ti beccano veramente paghi come un grandissimo signore. Quindi è giusto sapere che questi strumenti di controllo ti espongono ad un rischio. Se tu credi di fare il furbo, credi di essere furbo, più aderisci a questi sistemi, uno, meno furbo sei, due, più facile è che ti becchino, ok? Bisogna dire le cose come stanno. Due brividi, buonasera a tutti. Quindi gli svantaggi per ora, oltre che per il giocatore, soprattutto per i commercianti. Certamente sì, certamente sì. Purchesi, il fisco amico, come viene definito. Io voto per le multe a go-go, Valeria. Cioè, bisogna considerare anche, ragazzi, che in Italia ci sono certe situazioni in cui davvero la tassazione ti martoria, ti distrugge. Cioè, se tu sei. Qual è il problema di base del sistema delle tasse in Italia? Se tu sei molto bravo, sei molto competente, sai come fare, cioè sai che devi stare sotto una certa soglia di guadagni e quindi ti fermerai anche a fare fatture a un certo punto, prenderai meno lavori in modo tale da rimanere all'interno del regime forfettario, pagare meno tasse, non apri una società ma ti apri una partita IVA, cioè se sai tutte queste cose, vai via abbastanza liscio e magari tasse ne paghi anche. Non tante, perché il regime forfettario paghi 5% i primi 8 anni, 3 anni mi pare, e 5 se sei under 35,
Sì, e dopo paghi il 15%, quindi non è che paghi tanto di tasse. Il problema è che questo mondo è così complesso in generale che un sacco di persone sbaglia, non so, sbaglia a scegliere che tipo di società aprire, non sa quanto dopo 2 o 3 anni andrà a pagare di tasse, quindi non mette da parte i soldi, si ritrova con un casino, non sa quanto dovrà pagare di INPS, non sa che certe formule ti obbligano a pagare almeno 4.000 euro l'anno di INPS e altre formule no. Non sa bene come si fa la dichiarazione dei redditi, non sa quanto può detrarre, detrae sbagliato, non tutti si prendono il commercialista, i commercialisti sbagliano e quindi arrivano le multe e non le pagano i commercialisti ma le pagano le persone, i commercialisti sbagliano perché le persone non gli portano tutti i documenti e tutte le fatture, è un mondo molto complicato e non si può pretendere che il contadino piuttosto che l'idraulico sappia tutte queste cose, ok? E quindi esiste un mondo immenso di persone che paga tanto perché ha sbagliato. La riforma del fisco che vogliono fare adesso, era tra le cose che voleva fare Conte, e non so se Draghi la porterà avanti, è volta a questo, è volta ad una semplificazione in modo tale da non inguaiare le persone. E va bene, no? Va benissimo. Se tu non inguai le persone, ed è tutto più semplice, è più facile che le persone non sbaglino. Perché guardate che la maggior parte delle multe che arrivano a chi non paga le tasse è dovuta ad errori e arrivano per controlli automatici. Ok? Cioè, anche a me ogni tanto mi arrivano, eh? Non è che non mi arrivano. Io sbaglio, mi dimentico una cosa di mettere dentro un dato così e mi arrivano magari 50 euro da pagare. Per carità, ho sbagliato io, cioè, ho 100 euro da pagare. Ho sbagliato io, va benissimo. Però il sistema è molto complicato, è questo che voglio dire, no? E quindi, cioè, non è solo una questione che ci sono gli evasori per carità, ci sono quelli totali, ci sono anche grandissimi evasori, per carità. È che la macchina del fisco è molto, molto complessa. E questo è il problema vero, no? Che c'è sotto. Beh, poi ve ne racconto un'altra interessante adesso. Draghi è un lobbista. Ryan, il problema non sono le tasse alte, sono gli scarsi servizi che vengono resi. Guardate la tassazione dei paesi nordici e la qualità dei loro servizi. È un altro mondo. Questo anche è vero. Speriamo proprio nella semplificazione, dice due brividi. Guardate, c'è un'altra questione che è questa, molto interessante. Quando tu ti trovi ad aver sbagliato, facciamo finta che tu abbia sbagliato, magari non l'abbia neanche fatto apposta. Hai sbagliato, non sai bene come funzionano le cose, hai fatto un casino, ti hanno raccontato che certe. Perché poi funziona così, no? Tu al bar parli con quell'altro, ti dice no, quello non lo devi dichiarare, ah, quello lo puoi detrarre, tu pensi di poterlo detrarre e poi ti arriva una multa, no? Se tu vuoi andare in contenzioso con il fisco, cioè vuoi dire io vado avanti, cioè penso di avere ragione, penso che il fisco abbia sbagliato nei miei confronti, voglio fare un piccolo processo, voglio andare a fare un processo, si chiama, non me lo ricordo il nome preciso. Devi comunque pagare almeno un terzo di quello che ti contestano, in certi casi tutto, in altri casi un terzo di quello che ti contestano. Ti contestano 10.000 euro di evasione. Tu un terzo di quei 10.000 euro, 3.000 euro, devi comunque pagare solo per poter andare a processo. Allora, cosa succede tipicamente? Tipicamente prima di andare a processo ti chiamano e ti dicono, senti, questa è una verità, è un classico, e non è una prassi nemmeno scorretta secondo me. Ti dicono, senti, tu sai che andando a processo sarà una cosa lunga e se perdi, e quando vai in tribunale non sai mai bene come va a finire, se perdi non solo ti devi pagare pure il tuo avvocato ma anche il nostro, no? Quindi sai cosa facciamo? Ti dicono, noi ti riduciamo la pena ad un terzo, tu la paghi subito, invece di pagare 10.000 paghi 3.000, non andiamo in tribunale a fare fatto. Cioè questo meccanismo che serve anche per evitare che si intasi la giustizia, eccetera, permette al fisco di recuperare un sacco di soldi di evasione, ma al contempo mette nella condizione di accettare delle proposte delle persone che magari invece avrebbero ragione, ma pur di non impelagarsi, incasinarsi in qualcosa di molto più grande di loro e molto incerto, perché tutti lo dicono quando vai in tribunale, sai come entri ma non sai come esci, arrivi, capito, a dire ok, allora io questi soldi li pago e basta. E quindi c'è anche tutta questa questione, no? Quindi è molto più complessa di quello che si racconta, si fa presto a dire ma gli evasori bisogna pagare, cioè non è così semplice, è che il meccanismo del fisco è complicato e tante persone anche molto semplicemente sbagliano, poi ci sono anche un sacco di disonesti, per carità, per carità. Finché sono 50-100 euro non è niente, ma a me è capitato
ma ve lo dico molto sinceramente, mi è capitato di fare, qualcuno mi aveva detto, non mi ricordo che società fosse, una società addirittura estera, mi aveva detto fai un video, fai un articolo dove parli del nostro prodotto, ti diamo 100 euro, 50 euro. Io gli avevo detto ok, grazie mille cara sole, gli avevo detto ok, va bene, poi quella fattura che loro mi avevano mandato me l'ero dimenticato di inserirla nella dichiarazione di redditi. E naturalmente, siccome poi il flusso di denaro c'è e il fisco lo incrocia in automatico, il fisco l'ha visto che io non l'avevo dichiarata e ci dovevo pagare tipo il 20%, 15%, e quindi giustamente poi ho pagato quel 15% più la multa che era tipo 35-40 euro. Cioè, ci sta, però è l'insieme di questi piccoli errori, anche una dimenticanza, no? Che a distanza di un anno io mi ero dimenticato subito nella cartellina dove ho le mie cose, non l'avevo messa e ho pagato. Cioè, robe che capitano a tutti queste cose, però per dirvi che insomma è anche il sistema che è un po' complesso, perché poi devi fare la ritenuta da conto entro il 16 del mese successivo alla fattura, insomma è abbastanza complessa quella situazione, ed è per questo che ci sono i CAF ed è per questo che tanti hanno anche il commercialista ovviamente. Valeria, ma è possibile che la gente non si informi prima di aprire un'attività? Ma sì, si informano secondo me. La questione è che in alcuni tipi di regimi è abbastanza complicato. Finché sei nel regime forfettario, non paghi l'IVA, le fatture le emetti, sì, però te le tieni tu, non hai bisogno di tenere i registri contabili, ma non so perché ci sono dentro anch'io in questa cosa qua, e lo so, quindi lo so molto bene come funziona, e quindi è tutto molto semplice. Quando vai un po' oltre quella cosa là e apri una società, eccetera, è tutto più complicato. Poi devi pagare l'IVA, puoi scaricare alcuni acquisti che fai dall'IVA. È tutto molto più complicato e lì puoi sbagliare. Poi, e dopo magari ti contestano il fatto che quella cosa che hai scaricato non la potevi scaricare e magari hanno ragione, però ci paghi una bella multa sopra, no? Quindi insomma è complicato. Devono semplificarla questa cosa qua. Devono rendere più semplice il meccanismo, ok? Ma è possibile che la gente... Ok, piccoli errori ci stanno, Valeria, ma certo. Perché se non facevi il lavoro ci guadagnavi 25 euro, esatto. Cioè, poi persone come me che hanno flussi di denaro che sono completamente via internet, quindi arrivano direttamente in banca, cioè non la possono fare l'evasione. L'evasione la fa chi lavora sul, come si dice, sul, va dal cliente direttamente e quando si fa pagare in contanti, quelli sono quelli che fanno l'evasione, no? Ovviamente. Cioè, anche perché dal 2017 c'è una roba che si chiama CRS, Common Reporting Standard, per cui in automatico le banche mandano all'Agenzia delle Entrate il saldo del tuo conto corrente annuo. Quindi se c'è qualcosa che non va, se hai delle entrate che sono un po' di più di quelle che hai dichiarato, o se spendi troppo rispetto a quello che... O non prelevi mai, o cose di questo tipo, c'è un algoritmo che ti incrocia i dati, ti becca e ti arriva una letterina. Quindi, cioè, tutte le persone. È per quello anche che chi ha un dipendente pubblico, una persona che ha un lavoro come dipendente, cioè non arrivano controlli di nessun tipo, perché è tutto tracciato tramite le banche, ormai c'è un incrocio automatico di dati, anche con l'estero, eh? Anche se avete conti correnti all'estero, c'è tutto questo controllo automatico. E quindi non, cioè, chi ha flussi di denaro elettronici non ha scampo, sono tutti gli altri che vadano. Leggo qualche commento, poi andiamo avanti perché ci stiamo perdendo su questa cosa fiscale, che a me piace molto perché è interessante, però perché naturalmente anch'io mi sono dovuto informare in prima persona molto tempo fa ormai, però e mi interessa, mi intriga anche molto come sistema, però andiamo avanti dopo anche. Franci, ciao, ma se uno investe in eToro, questo è extra, tramite Skrill, che non è in Italia, e dopo preleva tramite Skrill senza passare per banche italiane, bonifici e PostePay agganciate a ISE, allora sarebbe evasione, se non paghi il 26% di tasse, è evasione fiscale, ma tieni presente che qualunque conto corrente tu abbia nel quale hai dato il codice fiscale, tipo PayPal, è monitorato in automatico, che dopo sotto una certa soglia, tipo i 5.000 euro, non sia necessario dichiarare i soldi che possiedi, nella dichiarazione dei redditi, è pacifico questo, ma le plusvalenze, i guadagni, li devi dichiarare tutti.
altrimenti se ne accorgono in automatico, anche se hai conti esteri. Io non so bene cosa sia Skrill, ma se è una banca estera a cui hai dato un documento e hai inserito il codice fiscale, quella è controllata in automatico. In automatico proprio, c'è proprio un flusso che si chiama CRM, cioè addirittura sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è il tracciato XML, questo lo dico per Lori che è un'informatica, c'è il tracciato XML di come vengono inviati i dati tra le banche e l'Agenzia delle Entrate, quindi sai anche cosa viene inviato, in che campi. E ci sono tutto, saldo iniziale, saldo finale, numero di movimenti fatti, c'è tutto. Quindi non è che si scappa da queste cose qua, ragazzi, se avete soldi che girano non esiste. Lo ripeto, in Italia l'evasione la fa chi viene pagato in contanti. Sorin, secondo me, oltre ad esserci tanta disinformazione, c'è anche tanta scarsità di professionalità da parte dei professionisti. È vero, è raro trovare persone che sanno fare bene il proprio lavoro. È verissimo, è verissimo. Allora, sei Toro. Vabbè, adesso io non voglio entrare troppo in questi dettagli, ragazzi. Se è americano è un'altra cosa. L'America non aderisce al Common Reporting Standard, a un altro standard, quindi tra l'America e l'Europa non c'è comunicazione di dati. Ah, Alex, basti pensare al discorso del redditometro, era solo la punta dell'iceberg di tutto questo discorso dell'incrocio di dati tra banche, istituti privati, ricordiamolo sempre, e Agenzia delle Entrate. Adesso hanno anche il risparmiometro e lo spesometro. Se tu sgarri di un 20% tra quello che dichiari e quello che spendi, hai del nero ovviamente, quindi ti incrociano i dati e ti chiamano. Cioè ti mandano una letterina in cui ti contestano. Ma è giusto, ragazzi, cioè è giusto che sia così. Il fatto è che il problema è che è complicato il meccanismo, è complicato e non si può pretendere che un operaio di fabbrica, non di fabbrica, un operaio qualsiasi che lavora 10 ore al giorno in un cantiere ne sappia anche di fisco, ok? Non si può, e deve essere tutto più semplice. Ora stiamo tutti meglio, dai. Andiamo avanti. Sì, M. Lupin, ma è solo fortuna però, cioè è solo fortuna, cioè non è automatico, tu vieni iscritto in delle speciali liste da cui dopo pescano per dei controlli, se non ti controllano è solo fortuna, però se una volta che ti controllano, mio caro, vanno indietro di 5 anni e ti fanno il pelo e il contropelo, eh. Purché se va di poco ti beccano, se va di decine di miliardi non hai nessun problema e te la cavi. Cioè quelli che hanno capitali immensi sanno esattamente come fare e non è neanche tanto difficile. Apro una società in quei 5-6 paradisi fiscali dove non c'è trasparenza di dati, si chiamano not cooperative nations, le chiamano, adesso non mi ricordo bene il nome, dove tu apri un conto, non c'è nessun scambio di dati e lì nessuno saprà mai, fino a quando non che tu hai del denaro. Questi fanno così, eh? E non solo, magari lì hanno anche una società di comodo, aperta a nome di un prestanome, per cui anche arrivassero dei controlli, non arrivano neanche a te. Chi ha miliardi, si stima che nei paradisi fiscali ci siano stipati qualcosa come, solo a livello europeo, ci siano stipati qualcosa come 7.500 miliardi di dollari, solo a livello europeo. Cioè di euro, scusate, solo a livello europeo, se non mi ricordo male, la cifra è quella. Quindi insomma, e sapete che sono i più grandi detentori di capitali all'estero e in paradisi fiscali? I tedeschi. Cioè l'Italia è lo stato con la più grande evasione fiscale piccola, diciamo spiccia piccola, che però molto diffusa, quindi molto grande. Ma i più grandi evasori fiscali a livello europeo, perché detengono soldi in paradisi fiscali, e chi tiene soldi in paradisi fiscali li tiene solo per un motivo, non è che ci possiamo tanto girare intorno, sono i tedeschi. Ciao Giorgio, benvenuto.
Ma come purchese? Faccio il dentista e a tempo perso l'idraulico. Se non guadagni abbastanza come dentista che devi pure fare l'idraulico. Va bene, andiamo avanti perché non volevo, dopo quando si parla di fisco andiamo sempre per le, no? Lori, questa è una cosa che non capisco perché. No, prima Lori, quando ti ho lanciato quell'assist sull'XML, non mi hai detto niente. Come ti permetti da informatico a informatico? Lori, d'accordissimo sulla complessità, e poi a volte sbaglia anche il fisco. A me era arrivata una comunicazione per pagare 600 euro che avevo poi contestato e avevano rettificato. Ma figurati quante persone vedono una comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate e pagano e basta. La stragrande maggioranza, ovviamente. Lori, questa è una cosa che non capisco perché consentono i paradisi fiscali. Con essi la lotta all'evasione perde totalmente senso. Sì, poi anche perché la grande evasione è quella che fa danni incredibili. Ma poi pensiamo ad Amazon, qualcuno l'aveva citato Amazon prima, o Google. Loro hanno le sedi in zone come l'Irlanda, ad esempio, o altri posti dove hanno una tassazione molto bassa, hanno lì la sede legale, però operano in tutto il mondo e quindi pagano però le tasse in Irlanda. Non è correttissima questa cosa se ci pensate. Però, come fai a sapere se quella vendita è stata fatta in Italia o no? E in più, vagli tu a prendere queste persone qua. Li hanno multati, gli hanno fatto delle cose, ma sono sempre multe ridicole rispetto alla quantità di denaro, scusate, che fanno girare. Cioè, anche questa cosa qua, che le grandi società, le grandi multinazionali, Facebook, Amazon, YouTube, Google, beh, sono la stessa cosa, YouTube e Google. Possono fare questa cosa qua, cioè non è giusto per niente, ok? Se loro pagassero le tasse a pieno, sarebbe un altro paio di maniche. Lupin, Francia, ma perché molti al sud non pagano le tasse? Ma credo, non lo so, credo, ipotizzo che il motivo sia che i controlli sono più blandi, molto probabilmente. Cioè da me in Trentino tu sbagli una virgola, da me in Trentino. Cioè, io ho sentito storie anche di gente che ha comprato un campo ad una cifra un po' più bassa di quelle che erano le tabelle standard di valore di quel campo, perché ha fatto un bel affare, e l'Agenzia delle Entrate gli ha bussato alla porta e gli ha detto: eh no, tu non puoi averlo pagato così poco, devi averlo pagato pieno, ma una parte devi avergliela data in nero. Presunzione di evasione, funziona così. Quindi su quell'altra parte ti multo. Da me succede così in Trentino, cioè ti pelano, non puoi sgarrare neanche di una virgola. Probabilmente al sud, immagino, ma non lo so però, lo dico, immagino, forse i controlli sono un po' meno puntigliosi, non lo so. Ero distratta, Lori. Ok, Ryan, va cambiata la regolamentazione della tassazione internazionale. Il problema è mettere d'accordo stati con cultura molto diverse e spesso sono in contrasto tra di loro. Va aggiunto poi che questi posti, naturalmente, attirano una marea di capitali, non avendo tassazione, ma pensate a Dubai, ad esempio. Se tu vai e apri una società a Dubai, ci sono dei posti in cui, delle zone in cui la puoi aprire singolarmente, delle zone in cui per aprirla devi avere un socio del luogo, eccetera, paghi zero tasse a Dubai, non paghi niente. Tutti i tuoi introiti che ti entrano, se tu risiedi là, hai residenza là, paghi zero tasse. Cioè, è chiaro che questa cosa qua attira immensi capitali da tutte le parti del mondo e quindi, ma chi glielo fa fare a questi di imporre tasse? E quando un altro governo li chiama per un incontro o fanno dei grandi incontri a livelli mondiali dove dicono: voi dovreste far pagare le tasse, loro dicono: ma belli, noi facciamo quello che vogliamo perché qua questa cosa qua è la nostra incredibile ricchezza. Voi fate pure far pagare le tasse, noi applichiamo un altro modo di fare. Non facciamo pagare le tasse a nessuno, però investiamo e facciamo tu tutto un altro mondo, tutto in un altro modo. Cioè, come fai? Come fai? Ciao Masked, ci mancavi con la tua innevatissima Predazzo. Si scioglierà anche a Predazzo la neve, si spera. Beh, non sulle piste da sci, perché forse il 15 le riaprono. Andiamo avanti, ragazzi, eh? Andiamo avanti.
Lupin, ma in Sicilia non esiste neanche Equitalia. Io conosco gente che ha la casa senza sanatoria, non paga IMU, non paga multe, ha debiti con Equitalia e non gli pignorano nulla perché se lo fai al nord invece. E qua, ragazzi, si apre un capitolo immenso, ma, piccolo spoiler, sarà anche una parte. Ne ho parlato anche nel mio nuovo libro, che ho consegnato alla mia casa editrice, quindi sto aspettando che decidano se lo pubblicano o no. Esiste anche tutto il. Ne ho parlato nel mio libro di questa cosa. Esiste anche tutto il concetto di nullatenente, cioè se tu sei nullatenente, puoi evadere quanto vuoi, puoi avere tutte le multe che vuoi, puoi avere tutti i processi sulla testa che vuoi, basta che non siano penali, basta che siano processi che ti fanno pagare multe. Tu finisci condannato, finisci tutto quanto. Arriva l'ufficiale giudiziario a consegnarti una cosa in cui ti dicono verremo a pignorarti tutto, tu non hai niente e tutto passa e tu passi illeso. Okay? Quindi c'è anche tutto questo mondo qua. Esistono, in Italia esiste una marea di persone che sono nullatenenti, ma hanno un sacco di cose intestate ad altri, intestate a figli, a moglie però con cui è separato magari o con cui non ha la comunione dei beni, intestato a amici con cui però ho fatto delle cambiali, c'è tutto un mondo gigantesco qua sotto che neanche ve lo immaginate, di cui ne ho parlato nel mio nuovo libro, per cui i nullatenenti sono invisibili alla giustizia sostanzialmente. Lupin, a Palermo 50% auto a fermo amministrativo e corrono lo stesso. Al nord, se corri con fermo, ti pignorano tutto e ci scappi al morto. Ok, ragazzi, andiamo avanti perché qua ci stiamo perdendo. Che è interessante, però. Allora, ci sono un po' di bonus. Ci sono un po' di bonus, questo ve lo dico perché adesso è un po' tardi per richiederli. Non tutti però, non tutti, però è interessante sapere che ci sono stati quantomeno un po' di bonus e quindi se avete dei problemi economici per il lavoro, eccetera, vediamo un po' dove si può andare a reperire informazioni. Perché adesso stanno arrivando, a febbraio arriveranno quei bonus per cui avreste dovuto fare richiesta a dicembre o già dell'anno scorso, no? Però è interessante fare una carrellata per capire quali bonus potete chiedere. Anche perché sappiamo che il 2021 sarà ancora un anno difficile, probabilmente questi bonus sarà possibile richiederli ancora. E quindi facciamoci una carrellata di quello che potete richiedere se avete avuto problemi con il Covid, se siete stati licenziati, se avete una situazione familiare difficile, se avete tanti figli, cose di questo tipo. Una serie di controlli, questa notizia la leggiamo proprio. Bevo un po' di acqua così la leggo bene e non mi impasto. Tempo di lettura 3 minuti c'è scritto, quindi dai, vi chiedo 3 minuti di pazienza. Una serie di contributi saranno accreditati, ecco le categorie coinvolte. Bonus e soldi in arrivo a febbraio. State vedendo, vero? Sì. Da oggi, infatti, è in programma l'accredito di somme relative ad una serie di contributi per famiglie, disoccupati e soggetti in particolare difficoltà. Come ricorda la legge per tutti del nostro carissimo amico avvocato Angelo Greco, i contributi interessanti sono indennità Covid e reddito di emergenza, NASPI, reddito di cittadinanza, ex bonus Renzi, che vale 100 euro se non mi ricordo male, scusate, bonus bebè, pensioni social card. Dopo ripetono indennità Covid e reddito di cittadinanza, ma l'avevano già scritto prima. Va bene, quindi c'è parecchia roba, no? Li ripeto, sono. Indennità Covid, reddito di emergenza, NASPI, reddito di cittadinanza, ex bonus Renzi, bonus bebè, pensioni, social card, eccetera. Insomma, c'è tanta roba in ballo, si possono richiedere tante cose e magari qualcuno di voi rientra in questi meccanismi. Quindi se non l'avete fatto, dopo andiamo a vedere dove si può mantenersi informati su queste questioni. Ok, qua c'è una carrellata, il primo contributo atteso dall'INPS. Per gli aventi diritto è l'indennità onnicomprensiva Covid-19. Si tratta di una somma di 1.000 euro a sostegno di chi si è trovato nei guai per via della crisi economica. La data di erogazione cambia da persona a persona, si può consultare il proprio fascicolo accedendo con le proprie credenziali SPID sul sito dell'INPS, aggiungo io, ma si inizia da martedì 2 febbraio.
con i versamenti alla platea degli aventi diritto, composta da, allora sono, stagionali o lavoratori nel turismo e nei termali, stagionali con settori diversi dal turismo e stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, ok, autonomi occasionali, quindi quelli che hanno una partita IVA però fanno prestazioni occasionali, incarichi di vendita a domicilio, lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e tra almeno 35.000 euro, comunque sappiate, lavoratori dello spettacolo, e poi il lavoratore a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Quindi nello specifico abbiamo queste categorie. Se appartenete a queste categorie sapete che avete diritto a questi incentivi. NASPI, reddito di cittadinanza, ex bonus Renzi, la nuova assicurazione sociale per l'impiego, la NASPI, cioè l'indennità di disoccupazione in pratica, è l'indennità di disoccupazione che arriva ogni mese a chi ha fatto domanda per riceverla, trovandosi involontariamente senza un impiego, in realtà anche volontariamente in certi casi se ti fai licenziare. Arriverà entro il 15 di febbraio. Come per l'indennità Covid, anche qui la data osteria, sì, eccolo qua, l'ho perso. Come per l'indennità Covid, anche qui la data varia, Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, provvedimenti fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle nel 2019 per il contrasto alla povertà, saranno erogati dal 15 al 27 del mese. Anche l'ex bonus Renzi dovrebbe arrivare nelle prime 2 settimane di febbraio. Okay, quindi, e poi c'è il bonus bebè, verso la fine del mese o comunque dopo la seconda metà arriveranno pensioni, social card e bonus bebè. Quindi c'è tutta questa roba, ragazzi, e a cui si può accedere se ne avete bisogno. Come fate a sapere se potete accedervi, eccetera, eccetera? Andate sul sito dell'INPS, eccolo qua. Entrate in MyINPS con il vostro SPID, se non avete lo SPID ci sono tutte le indicazioni per ottenerlo direttamente qui dentro, entra in INPS, e se no semplicemente potete andare qui, diciamo, e ci sono tutti i servizi, vedete, ci sono tutta una serie di servizi, ci sono tutte le notizie, e potete andare a vedere tutto quello che c'è. Quindi il posto giusto per andare a farsi una cultura di questa cosa è andare sul sito dell'INPS e leggere un po' di cose. Comunque avete visto se ci sono parecchi indennizzi e parecchi soldi che possono arrivare, e quindi se siete in difficoltà fateci un giretto. Questo volevo segnalarvelo perché è importante, perché alle volte non si sanno tutte le opportunità che ci sono, ma basta andare sul sito dell'INPS, farsi un giretto e leggersi un po' di notizie e si trova un sacco di roba e un sacco di soldi che si può avere. Bene. Andiamo avanti. Questa è solo una segnalazione. Oh, la settimana scorsa avevamo parlato del problema dei vaccini, del fatto che qualche vaccino, in particolare questo, non era tanto sicuro per gli over 85. Allora quello AstraZeneca. Perché? Perché non hanno fatto tutti i test, cioè non ci sono tantissimi numeri sulla fascia d'età over 85. È arrivato il parere dell'AIFA che ha detto AstraZeneca ok anche per gli over 55, quindi diciamo che hanno deciso che se sei sopra 55, ma si parlava di over 85 la settimana scorsa, per intanto hanno deciso che gli over 55 il vaccino va bene. I pareri della commissione tecnico-scientifica, pochi dati sui pazienti più anziani, quello che dicevamo la settimana scorsa, ma il rapporto rischi-benefici giustifica comunque l'utilizzo, cioè vuol dire che conviene rischiare. Ovviamente il rischio sarà molto basso, evidentemente, perché non c'è un gran motivo di pensare che se un vaccino funziona per i 50 anni non dovrebbe funzionare per gli 85 anni, diciamo, a ricordi logica anche. Però è giusto anche sottolineare che la stessa AIFA, l'Agenzia per il Farmaco Italiana, ha detto che effettivamente i dati relativi agli anziani sono un po' pochi, quindi loro non ci mettono la mano sul fuoco e dicono va bene sopra i 55 per adesso, però non per gli anziani non tanto. Infatti arriva poi la Norvegia e la Danimarca che dicono, in Norvegia e Danimarca il vaccino AstraZeneca, lo stesso che abbiamo, no, un altro vaccino scusate, sarà solo per gli under 65, ok? Quindi anche loro dicono, non solo, cioè l'Italia dice, no scusate, lo stesso AstraZeneca, l'Italia dice va bene sopra i 55, la Norvegia e la Danimarca dice
non andiamo oltre 65 anni, ok? Quindi se dovete fare vaccinare i vostri nonni, forse questo nel dubbio lo eviterei, prenderei l'altro, o gli altri, insomma, che ci sono. Benissimo, quindi questo era interessante osservare che, voglio dire, non è quando abbiamo parlato anche del fatto che, insomma, l'iter è stato veloce, gli studi sono stati veloci, forse un po' troppo veloci da certi punti di vista, non eravamo completamente degli sciocchi nel pensarlo, ok? Ne abbiamo parlato molto nelle altre puntate di Cosa Conta. Arrivano anche i pareri, non solo dell'Italia, ma anche di Danimarca, Norvegia, la settimana scorsa abbiamo visto, forse era l'Irlanda, non me lo ricordo, che insomma dicono attenzione perché non ci sono tantissimi dati per tutte le fasce d'età, quindi cerchiamo di stare attenti su quelle orecchie. Lupin, come si può farsi licenziare per ottenere la NASPI? Se il tuo capo ti licenzia perché tu te stai a casa a non fare niente, oppure lo mandi a quel paese, oppure spacchi qualcosa dentro un'azienda e vieni licenziato per questo. Si parla di licenziamento per giusta causa e in questo caso hai diritto alla NASPI. Valeria, mi metto in fondo alla fila. Due brividi. Penso proprio che non si possa scegliere il tipo di vaccino da farsi inoculare. Ti arriva quello che c'è. Immagino. Immagino. Immagino che questo sarà un po' un problema, evidentemente. Però cosa volete che vi dica, ragazzi? Questa è la situazione, c'è, cioè, quindi bisogna accettarla. Cimarota, benvenuto o benvenuta. Ok, arriviamo alla fine della nostra serata, ragazzi, piano piano. Francesco, Costanzo, Francesco, tu lo fai il vaccino? Sì, lo faccio sicuramente. Appena mi chiamano, ma io quando sarà il mio turno, visto che ho 40 anni, non ho nessuna patologia, non lavoro e sono in pienissima salute, credo che penso che quando sarà il mio turno farò parte di quel 70% che non verrà vaccinato perché abbiamo già raggiunto l'immunità di gregge, credo. Comunque sarà già sparito il virus in assoluto, in generale, secondo me. Questo non lo so, Musk. Da Musk ti dice nel dubbio è meglio non vaccinarsi o aspettare il più lungo possibile. Cioè, se sei a rischio, se hai una certa età, se sei a rischio, è meglio se ti vaccini, secondo me. Sì, ma se io mi presento al lavoro senza mandare certificato medico, è giusta causa, certo, se tu te ne stai a casa e ti licenziano, loro ti licenziano per giusta causa, la giusta causa è loro. E quindi poi tu ti prendi la NASPI. È così, eh? Non lavorare è una patologia, alchimica. Prego, Costanzo. Lo so, due brividi. Già Francesco come quarantenne ti toccherà forse il prossimo anno. Sì, finirò che non lo faccio neanche. Ma va bene, ragazzi. Ok, finiamo con una bella notizia che ho trovato proprio oggi, molto interessante, che è questa. Sono in aumento del 37% i pazienti vivi dopo diagnosi di tumore. Sapete che insomma il tumore ancora in generale sono ancora una malattia piuttosto diffusa, molto grande e molto difficile da combattere. Avete visto Dario Bressanini anche ha fatto quel video in cui ha dichiarato di avere un tumore all'occhio, alla retina, non ho capito bene, non operabile, quindi l'hanno bombardato con un fascio di protoni, non me lo ricordo neanche bene, forse sì, prototerapia si chiama. E che comunque perderà quindi probabilmente la vista dall'occhio, però diciamo che la scienza sta facendo passi da gigante da questo punto di vista, e quindi arriva questa notizia, oltre ad un allarme che dice che appunto non ci stiamo, a causa della pandemia, non stiamo facendo molti controlli, però arriva questa notizia interessante che dice che in generale si vive molto di più, le persone guariscono molto di più. Questo perché, uno, la diagnosi precoce è fondamentale, e sul territorio vengono fatte iniziative, anche se adesso sono praticamente azzerate, se non comunque rotte all'osso, di prevenzione, quindi screening,
pap test, cose di questo tipo, e mammografie, eccetera, e quindi c'è la diagnosi precoce che permette di prendere in grande anticipo la malattia, e quando si prende in grande anticipo magari non ci sono metastasi in giro per il corpo, quindi il tumore è circoscritto, si può fare la terapia di vario tipo, la radio piuttosto che la chemio, eccetera, e quindi una buona notizia, no? Diciamo che stiamo andando verso, forse piano piano, la possibilità di guarire sempre di più da una malattia che è davvero il peggio che c'è attualmente a livello di perché poi quando prende i bambini, quando prende le persone giovani in generale, insomma, è davvero terribile. Quindi mi andava di concludere questa serata anche con una buona notizia, perché insomma, poi tutti quanti abbiamo avuto probabilmente un parente, un familiare che ha avuto questo problema, in generale un conoscente, e quindi dai, dai, abbiamo fiducia nella scienza, speriamo che col tempo si riesca ad arrivare. È chiaro che la prevenzione, una vita sana, alimentarsi in maniera sana, vivere in posti dove si respira aria buona, non c'è stress, tutte queste cose è fondamentale. Ok, per oggi chiudiamo, ragazzi, se c'è qualche cosa che volete chiedere ancora, volete parlare di qualcosa, stiamo ancora insieme una decina di minuti, perché è un'oretta che chiacchieriamo, e dopodiché ci vediamo settimana prossima eventualmente. Lori, comunque Francis, grazie per le tue spiegazioni, rendono accessibili anche i concetti complessi. Ora vado a chiudermi volontariamente le dita nel cassetto per essermi distratta durante l'assist. Soprattutto dove ho passato la mattina a debuggare l'interfaccia XML, ma che cavolo. Guarda, da informatica capisci quale natura nerd mi ha spinto ad andare a vedermi sui documenti del fisco, come era fatto il tracciato XML di comunicazione tra le banche e l'agenzia delle entrate. Ero troppo curioso di capire come. E vi dirò di più: c'è un flag che dice che manda un allarme se ci sono movimentazioni in denaro molto alte. Cioè, se tu sposti cifre in denaro molto grandi, finisci probabilmente in liste. Molto grandi, probabilmente parlo di sopra i 100.000 euro, in liste molto speciali dove sei molto ben attenzionato. Però vedete, ancora una volta la cultura è qualcosa che in qualche modo ti aiuta a capire come funziona il mondo, no? Come funzionano le cose. E anche in un mondo così complesso puoi arrivare a dire ok, devo dare. Sono un genitore, voglio fare un prestito a mio figlio e dargli 50.000 euro, facciamo finta, e insomma passarli tramite bonifico bancario può far squillare una campanella, perché nel tracciato XML c'è questo flag, e quindi come devo fare? Bisogna andare dal notaio, fare atto notarile, insomma una serie di cose, ci sono interessanti da valutare, di cui ne parlo anche nel mio nuovo libro, ragazzi. Piano piano vi spoilerò un po' alla volta quello che c'è dentro, perché secondo me è un libro molto interessante, pieno di cose che nessuno vi spiega in generale. Di cosa parlerai martedì prossimo nell'Anto? Martedì prossimo c'è una sorpresa enorme, perché viene, santo cielo, adesso non fatemi fare figuracce, perché non mi ricordo il nome, il cognome in particolare, viene ospite Cristiano Fabris, che molti conoscono come il Burbis, no, il Bubris, che è questo, lo chiamo ragazzo perché mi sembra sia abbastanza mio coetaneo di età, che vive in camper da 5 anni. Adesso è in Sicilia, se non sbaglio, ci siamo sentiti per telefono ieri, e martedì viene ospite qua, lo intervisto, lui vive in camper. E quindi gli chiederò quanti soldi spende, come fa con l'energia, da dove guadagna, perché vive proprio in camper completamente. La so un po' la sua storia, perché è stato ospite anche di Fanpage, l'ha intervistato anche in TV. E ci siamo sentiti, perché è molto interessante la sua storia, ci siamo sentiti per telefono ieri sì, e mi ha detto ok, e quindi martedì sera alle 21 sarà ospite e vi racconterà come si fa a vivere in camper. Full timer, quindi vivere completamente senza avere un'abitazione, girando l'Italia, girando il mondo, credo anche. Gli chiederemo un sacco di cose, quindi non mancate martedì, mi raccomando. Mondo troppo complesso, due brividi.
Rospad, quando pensi che ci vorrà perché l'editrice dia l'esito sulla pubblicazione del tuo nuovo libro? Io credo poco, perché di solito loro pubblicano a marzo, quindi se vogliono, escono con una serie di libri a marzo, quindi se vogliono farmi rientrare nella pubblicazione di marzo, penso che nell'arco di 10 giorni, una settimana, 10 giorni avrò il responso, perché poi è un libro lungo, sono 340 pagine. E quindi, o 240, no, 340. E quindi ci vorrà un po' per leggerlo, anche perché è molto tecnico, dovranno verificare molto bene le informazioni che ho inserito, eccetera. Sì, Lelanto, sarà molto interessante ascoltare la sua storia, ve lo assicuro, perché l'ho sentito, poi è molto bravo. È che lui fa molte dirette su TikTok e poca roba in altri canali. E quindi grazie Teolo per l'iscrizione con Amazon Prime, un abbraccio grande, grazie mille. Molto, molto apprezzata l'iscrizione. Ricordo a tutti che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis e mi fate un piacere. Non vi do nessun vantaggio, fate solo un piacere a me. Andiamo avanti con qualche co. Kush, Francesco, mi sono collegato solo adesso, ma ci tenevo a dirti che mi piacerebbe tanto se tu ospitassi il tuo amico che vive giocando a poker. Non credo, sai che voglia. Io ci sto provando, ma al momento tocca continuare a lavorare anche se ho imparato a non perdere. Non credo che voglia, uno perché ha un po' mollato questo mondo del poker, perché ha altre entrate, eccetera, e due perché comunque è una persona che non, a cui non piace mettersi in mostra. Carlo, cosa ne pensi di Amazon Fresh? Anche per te segnerà la fine dei piccoli negozi alimentari? Non lo so, perché la mia generazione in su non credo siamo pronti per comprare cibo su Amazon. Per le generazioni più giovani forse sì. Però le generazioni giovani usano un sacco Just Eat, quelle cose lì, perché spendono un sacco in cibi preconfezionati, precotti da asporto. Quindi non lo so. Certo che loro non sono proprio degli scemi, quindi se lanciano una cosa di questo tipo, evidentemente ci sono delle ricerche di mercato che dicono che questa cosa probabilmente funziona. Non mi sono fatto ancora una grande idea, devo dirti la verità. Quindi non lo so, non lo so. Tu che idea ti sei fatto? Simone, fighissimo vivere in camper, è un'ottima idea per accumulare denaro. Poi è una vita super libera, no? Puoi andare dove vuoi, nessuno ti comanda, spendi poco, pochissimo. Masked, piacerebbe anche a me vivere in camper, ma qua è troppo freddo, Masked, non sei mica obbligato a stare a Predazzo, puoi anche andare a vivere. C'è Nato Straniero, lo conoscete Nato Straniero? Sicuramente lo conoscete Nato Straniero. Cioè, c'è il canale YouTube, cercatelo, Nato Straniero, che è in Sicilia in questi giorni, in camper, e se ne sta in maniche corte, eh. Quindi, Masked, prendi un camper e vai in Sicilia. Interessantissimo, erbe di campo, sono contento, sono contento. Che ti piaccia. Poi lui è super figo, e quindi sarà veramente una live fantastica. Mirko, hai sentito parlare di Clubhouse? Per ora è solo per iPhone. Pensi di aprire un canale su questa nuova piattaforma? Me ne ha parlato Marchione l'altro giorno, con cui ho fatto quella live su gestione del tempo, Fabio, e mi ha detto che mi mandava l'invito anche, che se fosse scritto mi mandava l'invito. Non lo conosco tanto bene, lo guarderò. Lo guarderò e vedrò, dai. Non lo so sinceramente perché. Forse è una roba che si paga per starci, no? Cioè, voi nel senso dovete pagare per starci, non lo so. Comunque lo guardo. È che tra Twitch, YouTube, adesso vorrei fare un po' più di TikTok anche perché sta funzionando. Perché Domenico di Vivere di Dividendi mi ha spiegato come funziona e quindi è interessante. E non è che posso fare mille cose perché io principalmente vorrei scrivere libri.
tutto il resto è abbastanza corollario. Gente, ma che ci saremo? Oh, molto bene, sono contento. Non mancherò mercoledì, Costanzo, bravissimo. Ryan, Mirko, Clubhouse sarà social del 2021. Ho visto tanti parlarne bene, sono curioso, ma non lo so. Cioè, sono un po' restio, a aprire l'ennesimo social dove ci disperdiamo ancora una volta. Mirko, ah, no, rispondi a Ryan, va bene? Kush o Cash, non so bene come chiamarti. Capisco, ma secondo me potrebbe diventare un argomento di discussione quello del poker online. C'è da studiare e investire sui software, ma impegnandosi può diventare un mondo davvero sereno per vivere bene e divertirsi. E guarda, io ho scritto 3-4 articoli anche sul blog, smetteredilavorare.it, insieme al mio amico, che mi ha spiegato un po' di cose, perché io non ci ho mai giocato. Grazie Tela per l'iscrizione. Che non leggo tutto il nome per ovvi motivi. Sì, nato straniero, contattalo. Non è interessato a fare collaborazioni. Non è interessato. E quindi gli ho scritto anche un paio di volte. Fausto, grazie mille per l'iscrizione, ma non è proprio interessato a fare collaborazioni, lui. E quindi mi sa che non riusciremo mai ad averlo qua. Però, cioè, insomma, c'è il come si chiama? Non me lo ricordo mai perché è un nome che non riesco a ricordare. Bubris me lo sono scritto perché, naturalmente, non mi entra in testa proprio. E c'è lui, vive anche lui in camper e quindi è anche lui un personaggio, eh. Non dirmelo 2 volte che lo faccio, Mask. Viking, un'alternativa è la barca vela, un po' costosa, un po' più costosa del camper, ma fattibile. E tanto tempo fa, ho collaborato per un certo periodo con una piccola società di software e il sistemista viveva in barca vela, viveva in Grecia in barca vela. Un grandissimo, un personaggio incredibile, tra l'altro. E quindi sì, è fattibile, è possibile anche lavorare. Lellanto, organizziamo un incontro in Sicilia quando non ci sarà più il Covid. Se posso venire al sud a presentare il mio nuovo libro, ci verrò anche al sud se riesco ad arrivarci. Carlo, la notizia di qualche giorno fa che Amazon ha lanciato la distribuzione di alimenti a Milano e prossimamente si diffonderà anche in altre città italiane. Per me tutto dipenderà da quanto verrà spinto tramite pubblicità. Probabile, sì. Anche da quanto sarà conveniente economicamente, credo. Perché se dopo i prezzi sono qualcosa di incredibilmente più basso, ma forse si può, ma forse funzionerà come funziona adesso per i negozi di Amazon, no? Cioè il fatto che anche piccoli negozianti possono scegliere di chiudere i loro negozi fisici e vendere esclusivamente su Amazon. Nel senso che non è un Amazon che distrugge i piccoli commercianti, ma anche volendo dà un'opportunità ai piccoli commercianti che magari avendo problemi di pandemia, non potendosi più recare nei negozi fisici, puoi aprire il tuo piccolo negozietto e vendere su Amazon, magari. Quindi magari sarà così, no? Gli alimenti potranno essere forniti anche da piccoli imprenditori, non lo so. Non lo so, non ho letto niente. Ti chiedo anche, se hai un parere. Lori, comunque ragazzi, io pensavo che TikTok fosse una roba da giovani, massimo 16 anni. Sono troppo out. Allora, lo pensavo anch'io, Lori, ma l'ho installato perché mia figlia e le sue amiche c'hanno già il cellulare, mia figlia non ce l'ha, ovviamente. Per ovvie ragioni, che non dovrei neanche discutere, e mi ha detto: guardiamo TikTok, papà, guardiamo TikTok. Allora io ho iniziato a guardarlo, mi uscivano queste ragazzine che ballavano, però poi a un certo punto ho visto anche cose interessanti, no? C'è uno che spiega come usare la voce,
un professionista, c'è un altro che spiega come guadagnare, poi c'è un altro che appunto c'è Domenico di Vivere di Dividendi che fa un po' di video di questo tipo. Ci sono alcune cose interessanti anche per più grandi celli. Ovviamente il 90% sono cose da ragazzi molto molto giovani, eh. Però vabbè, mi andava di provare anch'io a fare qualche video molto short per vedere se. In Olanda vivono nelle barche, l'Ellanto. Ne ho sentito parlare di quello in Grecia, erbe di campo. È certo che ne ho sentito parlare. Questa è una cosa tra me e Marco. Basta, prendo un camper e vado a fare il musicista di strada. Sarebbe fantastico. Contestualmente ti apri un canale YouTube dove ti riprendi e sarebbe il top del top proprio. Guarda, erbe di campo, io a un certo punto ho pensato anche di vendere il mio furgone e comprarmi un camper per avere più essere più comodo. Perché tra l'altro il mio furgone vale ancora abbastanza perché essendo un California, insomma. E mi manca un po' il fatto di non avere la doccia, anche se me la sono costruita, e di poter andare al freddo, no? E quindi mi ero informato di tutta questa cosa. L'anno prossimo, quando vado, l'anno prossimo vado a fare l'estate povera in Grecia. Se si potrà girare quest'estate, e voglio provare a farmi dare un camper da uno che gli dico: io ti faccio pubblicità durante tutta l'estate povera, parlo del tuo rimessaggio camper, del fatto che tu li affitti, eccetera, e tu me lo dai gratis per un mese. Provo a fare questo scambio e così vado in giro con questo camper gratis, vediamo se ce la faccio. Forse con 66.000 follower me lo lascerà fare qualcuno, no? Spero. Viking, sì, io mi sto adoperando per cercare di lavorare 100% da remoto e mollare gli ormeggi. Fantastico, fantastico, bellissimo. Marco, vivi mantenendo anche tua figlia con 500 euro al mese, ma vivi in un appartamento e affitto? No, io ho casa mia che ho costruito. E sono un po' cambiate le cose nel tempo, nel senso che avendo fatto degli investimenti anche, naturalmente gli investimenti richiedono un afflusso in denaro, quindi che una volta 10 anni fa quando ho iniziato questo percorso non avevo ovviamente. Quindi diciamo che i 500 euro sono quelli che mi servono per campare, dopodiché io ho uscite e entrate varie in denaro che gli investimenti richiedono di vario tipo, tra cui anche quelli finanziari, per carità, e quindi si parla di un bilancio medio. Però se devo vedere la mia sussistenza, quello che mi serve per campare, quella è la cifra. Mia figlia e mio figlio, perché io ho due figlie. Ah, ecco, Masked, il canale YouTube e quello Twitch ce l'ho già, manca solo il camper, benissimo. Allora fatti pubblicità, no? Scrivi qual è il tuo canale, così tutti si iscrivono, giusto? Off topic, ma una volta ci fai una suonata alla pianola. Questa è una tastiera muta, non funziona, nel senso che è collegata a MIDI al computer e funziona solo con un programma sul computer. Magari ve la faccio con la chitarra una volta una suonata. Va bene, dai ragazzi, io andrei a dormire, cosa dite? Ce la farai a fare questa cosa in Grecia? Ottima idea, Costanzo. Spero, spero, sarebbe fantastico. Voglio trovare un camper gratis, se riesco. Se no vado col California. Poi voglio prendere un traghetto e andare col traghetto fino nel continente, più a sud che posso della Grecia, diciamo. Poi da lì magari fare qualche isola e poi tornare tutto in su, quindi fare tutta Grecia, poi fare insomma Albania, Croazia e poi tornare in Italia. Voglio fare questo giro qua, quest'estate, un mese e mezzo voglio metterci. Mirko, io sto cercando di portare mia moglie a spendere un po' meno per cose inutili, ma è grandura. Ah, quando fai il video sui grandi miliardari, me l'avevi già chiesto, Magic. Quando ti abboni con Amazon Prime, lo faccio, promesso. Ricatto, ricatto.
Cambia moglie, Valeria, ti ho scritto. Forse è una proposta di matrimonio, Mirko, quella di Valeria. È un cambia moglie, come dire. Ma la casa l'hai costruita proprio tu, Federica? No, 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 no. Naturalmente ho preso un'impresa di due fratelli, bravissimi tra l'altro. Però molte cose, quasi tutto, li ho aiutati. Ma non è che io non ho speso soldi, per fare casa in cui vivo. È che prima, lavorando quasi 20 anni, ne ho accumulati una marea. Vivendo con pochissimo. Io e mia moglie, entrambi abbiamo accumulato moltissimo. Dopo ne ho spesi tanti per fare casa. Però non è una casa molto grande, è una casa, insomma, di un centinaio di metri quadri, quindi non è gigantesca come quelle ville che vedete, no? Va bene, dai, vado a dormire, ragazzi, dai, andiamo a dormire, dai, cosa dite, eh? Ah, alle mogli, dice figlio. Ah, erbe di campo. Quest'anno che sarò più libero voglio fare circa come te un mese e girare tutta, ma tutta la Corsica. Ma che figata. Tra l'altro sono stato in Corsica molti anni fa ed è stupenda. Quindi, ma anche l'entroterra, ci sono laghi, ci sono montagne, ma lo saprai, avrai già visto. Sono fantastiche. Buonanotte, dai ragazzi, allora, buonanotte a tutti. Ci vediamo allora, domani è venerdì, pubblico su YouTube la puntata con Fabio Marchione, gestore del tempo. Nel weekend non facciamo niente, ripubblicherò questa live domenica, credo, su YouTube. E poi lunedì ricominciamo, martedì c'è Cristiano, quindi ci divertiamo tantissimo, parliamo di camper, vita in camper, fantastico, sarà stupendo. Vi ringrazio tantissimo per tutti quelli che chi ha partecipato questa sera, un grandissimo abbraccio, spero vi siate divertiti, avete passato un'oretta e mezza in compagnia piacevole. Buon weekend a tutti, buon fine settimana, un abbraccio grande e noi ci vediamo settimana prossima.